Bella ragazzi e bentornati su questo canale, sono Needless Player e oggi siamo su questo gioco che, come vedete qua, è la demo. Proprio per provarlo e per mettermi alla prova del mio coraggio, è un gioco horror. Un gioco horror che si chiama Craven Manor. Craven Manor che, per quello, io non ho mai giocato, ve lo dico in anticipo. Per quello che ho capito, è, cioè, so che è un gioco horror, ma non ho mai visto video a riguardo o robe del genere. Io qua la musica la abbasserei proprio un attimino, così almeno capite anche bene la mia voce. È un gioco molto bello che mi hanno consigliato in tanti, che spero che sia veramente bello come mi hanno detto, e senza indugio andiamo a giocare subito. Allora, normale, perché vabbè, per l'amor di Dio. Allora, stiamo attenti a sto gioco che non so proprio che cazzo di gioco è. Perché, non so. Puoi impostare audio e video negli appositi menu presenti nella schermata Opzioni. Opzioni. Premi F per accedere alla torcia. Ok, siamo qua fuori da un portone che non sappiamo come cazzo ci siamo arrivati, però. Dettagli. Ok. Scusate, questo W. Allora, non iniziamo, camminare il mouse per guardarti attorno. Premi E il tasto sinistro del mouse per esaminare determinate parti della lite in ingrandimento. Ok, allora. Oh, piano, Cos'è che era? E. Gettone. Un pesante armatore con HM. Chiave. Chi c'è una chiave? Cazzo, c'è già una chiave. Mannaggia. Oh, però ste luci mi hanno già rotto i coglioni, Allora, stiamo calmi qua. Questo brilla. No, cambia un cazzo. Qua serve la chiave. Qua sostegno della leva. Allora, andiamo di qua. Dio povero, mi sto già cagando addosso con questi fulmini. Basta. Cazzo. Qui è chiusa. Proviamo a andare de chi. Oh, questa è aperta. Chiudi sta porta che mi. Ok, che non voglio che ci segua nessuno. Ok, siamo in una biblioteca. Sembrerebbe, sì. Una biblioteca. Cazzo, ci siamo. Cazzo, ci siamo venuti a fare. Non lo so, qua cos'è che brilla? Caminetto, il calore non raggiunge questa stanza. Oh, basta, mamma mia, si sente solo i fulmini. Libro? Cos'era? Questo poema è copenare la caccia degli umani dell'Eden. Modello? E che cazzo me ne... Jay. Allora, ho trovato un modellino in scala della cattiera dei vini. Si incasa perfettamente con un modello che ho già visto all'ingresso. Ok. Prendilo. C'è un modellino, hai detto, di là, all'ingresso, giusto? Vediamo se hai ragione. Quale? Oh, porca troia! Cazzo ti ridi, coglione, fai pure gli sgambetti, bastardo, chiunque tu sia che non so chi cazzo sei. Pezzo di merda. No, ho letto. Bene, ho incastrato. E boh, dove cazzo devo metterlo? Che ne so dove. Qua mi dici di metterlo. Ah, ecco qua, va bene. E qua c'era una chiave però, prima ho visto, Cozio, che spavento. Chiave, detonatore. Ho letto male? Qua? Ah sì! Meccanismo. Tutto il sistema di granio sembra mancare un elemento importante. Che elemento importante? Allora, adesso siamo qui, tranquilli. Allora, questo mi sembra che è l'ingresso, giusto? Sì. Nel portone, sì. Qua è una stanza da parte, quindi cantina dei vini. Quindi, cioè, almeno penso così, che abbiamo sbloccato la cantina dei vini. Stando alla mappa dovrebbe essere qua. No, cazzata. Boh.
Ah, mi indica pure la strada. Ah, mi indica la strada, che figata. Orca puttana, troppo buio. Scusa, come faccio a accendere la luce? Scusa? Cazzo. Nota, un annuncio a tutti i... Come faccio ad accendere la luce? Di torcia? Che cazzo? Vediamo un attimino, eh. Opzioni. No, non questo. Controlli. Torcia, non c'è. Cazzo. Seleziona torcia. F, ok. Ok, no. F. Oh, mazza che schifo. Cos'è? Cos'è? Che? Oh, date piano. Se no vi ammazzo la cagna. Quadro strappato. A una analisi sembra che qualcuno abbia fatto a pezzi questo quadro per mezzo di dozzina di sottili graffi. Ok. Ah! Arca troia! Puttana Eva! Ma sei stronzo! Chi cazzo era? Una bambola! Mamma mia, ma... Ah. Bambola di merda! Ti do fuoco, mo, eh! Sì, perché io, porca troia. Devo andare proprio qua dove c'è il sangue. Puttana che scagia, ma vaffanculo. Ah! Quanti cazzo di vermi mi mandi? Guardala qua, pezzo di merda. Eh? No. Oh! Get out. E porca troia. Ehi, bene, bene, e mo? Ah! 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 Bastardo! Cazzo mi... Tieni e preme... Tieni premuto... Che cazzo fa? Non vedo più un cazzo. Ehi? Oh! Dove cazzo sono? Ma dove cazzo sono? Mi spiegate, ragazzi? Bambola di merda, mi son preso un colpo. La camera da letto. Oh, attenzione. Camera da letto. Andiamo a mettere la camera da letto. Finiamo il prima possibile perché mi mazza. Ah, è sparito. Là mica c'era la bambola iniziale. Mamma mia che bastardo. Non ci credo. Eccola qua. Camera da letto, quindi mi è sboccato di lì. Mamma mia già. Camera da letto è su. Spegniamo adesso la torcia. Madonna mia, cos'è? Sono inciampato. Allora, ho visto qualcosa muoversi nelle tenebre, nascondendosi alla luce. Non sono sicuro di cosa sia, ma non ci tengo a vederlo di nuovo. Sono inciampato in un altro modellino in scala di una stanza. Questo sembra anche una piccola camera da letto. Grazie. Mazza, come sei intelligente. Scritto camera da letto, no. Io tengo acceso perché qua... Eccolo lì, figlio di puttana. Chiudi perché sennò t'ammazzo. Ti tiro giù qualcosa, veramente. Anche se non so come. Vabbè, io non vado di lì, cioè, giustamente. Ma, figurati. Libro. Nel libro ci sono molti digrammi nelle mani. Mamma mia, che stronzo. Qua dietro la porta non si nasconde. Ok, camera da letto, camera da letto, camera da letto. Qua... Qua cos'è che c'è? Niente. Aspetta. Penso che di scene del crimine. Va bene, non mi interessa scene del crimine. Qua. Allora, sebbene i personaggi di mio padre fossero molto crudeli, addio, vabbè, lasciamo perdere. Qua sai che aprite, ti prego. Qua c'è del sangue. Zio. Oh, oh. Piano, eh. A me non me lo fa aprire, ragazzi. Che... Ho una gamba!
Un mucchio di fotografie scure sfocate, rientrano tre uomini e donne nudi. Decorano schizzi di vernice rossa, danza attorno al globo di verde. La sera viene al piano delle ore della libreria. Cazzo, qua c'era l'omino, figa, sta trascendendo. Giuro te la spacca! Chi cazzo? Oh. È caduto. Ho letto bene, ma mi sembra che dobbiamo andare. No. Ah! Che cazzo vuoi te? Cazzo giochi? Un 2-3 stella? Ma sei coglione? Ma vaffanculo, dai, leccamelo. Oh. Oh yeah. Oh. Oh, stronzo. Aspetta. Ma come cazzo faccio? Ma devo prendere. Ah! 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 Che stronzo. Che boss fil di putta. Boss di stacca madre putta. Che cazzo faccio, mo, Dio santo? Ah! 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 Lasciami stare, pezzo di merda! E che cazzo faccio qua, ragazzi? Datemi un coso. Oddio. Fatelo avvicinare qua. Avvicinati. Avvicinati. Ah! 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 Lasciami, basta! Ti prego! Ah! No, no, sono morto. No, crolla teglia e ti abbattono l'ultimo checkpoint. No, non ci credo. Come cazzo fai qua a prendere? Io non mi andava il quadro. Oh, signori, signori, signori. Oh, mamma mia. Uff. Mazza che scage rompi. No, cioè, devo rifar tutto. Cioè, stai scherzando? Ok, ci siamo. Abbiamo rifatto tutto il percorso. Adesso ci andiamo a vedere la parte in cui quel bastardo chiude la porta. Noi ovviamente dobbiamo andare in questa porta, perché cioè più ovvio di così non poteva essere. Occhio a quel c'era un quadro però lì, Qua chiude. Qua fa i versi di stronzo. Qua c'è il pezzo di merda che non mi fa correre, sennò l'avrei saccagnato di botte. Qua c'è l'ombra che cade. Dobbiamo andare nella libreria, perciò mi ricordo. Ah, bastardo. No, 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 esamina, esamina, come cazzo si fa? Come? Non mi fa esaminare però, signori, Dio santo. Cazzo, devo cercare un qualcosa, cioè. Vediamo. Oh, non mi devi, starmi lontano, devi starmi lontano. Ma sei stronzo. Ma te sei malato. Ehi, lontano. Ehi, ma ragazzi, io non... Come cazzo faccio? No, 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 lontano, lontano. Ah, coglione. Coglio. Ah, ah. Che cazzo vuoi? Dove sei? Basta. Ma dove cazzo sei? Dove sei? Dove? Ah, ti dà fastidio la luce, pezzo di merda? Eh? Fanculo, mezz'ora per capire. No, no, scusate, prima non era così però, Prima non era così. Modello di soffitta. Zio, scusami. Dolcemente, io dovrei passare. L'onore vive nei recenti oscurità. Un luogo sospetto tra curiosità e follia. Posso sentirlo, desiderio di distruggere. Ho trovato un modello di soffitta scura. Non vedo l'ora di visitare. Ma cosa non vedo l'ora? Ma te stai male. Porca troia. Ah! Non dirmi che sono morto, Ti prego, non dirmi che sono morto. Dove cazzo sono? Dove cazzo sono?
Dove cazzo sto andando? Mi muovo da solo? Sì. Mi scusi, mi può far svegliare? Mi dia una... Dove cazzo mi hai portato? Sospira perché, madonna mia. Cos'è sto rumore? Ok, fammi capire dove sono almeno. Ok, ero in un letto, dai, almeno ero sdraiato comodo. Enjoy Devo for Crown. Allora, vabbè ragazzi, abbiamo finito la demo. Oh mamma mia, ci siamo cagati un po' addosso. Spero che il video vi sia piaciuto. Comunque vi consiglio Craven Maron. Guarda, adesso proverò o a scaricare o a comprarmi l'edizione completa, perché mi inizia a piacere questo gioco. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi se non lo siete ancora. Ci vediamo al prossimo video e speriamo di non cagarci più addosso nei prossimi giochi d'horror. Bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video.